Alle prime ore di lunedì 3 maggio è stato eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 19 soggetti che ha consentito di disarticolare la cosca di 'Ndrangheta Bagalà, capeggiata da Bagalà Carmelo ed attiva sin dagli anni 80 sul territorio lametino, in particolare sul litorale tirrenico lametino, nei comuni di Nocera Terinese e Falerna. Il provvedimento, che è frutto dell'indagine Alibante condotta dal 2017 al 2019 dal gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, nucleo investigativo e coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha interessato, come detto, sia il territorio del litorale lametino che anche altre regioni del territorio nazionale, Valle d'Aosta e Toscana principalmente. Associazioni di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, corruzione, estorsione ed altri reati fine contestati. La cosca, egemone sul territorio, era orientata alla gestione di attività economiche, in particolare nel settore turistico alberghiero, e questo grazie anche alle relazioni intessute con alcuni esponenti delle amministrazioni locali, con capacità di influenza sui processi amministrativi, decisionali e anche elettivi. 17 le misure restrittive complessive, 10 domiciliari, 7 in carcere, tra cui il capocosca Bagalà, e altre due misure interdittive di contrattazione con la pubblica amministrazione e di assunzione di cariche all'interno delle persone giuridiche.